Una partita ci dispiace tantissimo aver lasciato 3 punti, credo che forse non avremmo meritato di perderla, però purtroppo l'abbiamo persa. Sicuramente siamo stati bravi a prendere il pallino del gioco, ma siamo stati molto meno bravi a cambiare ritmo negli ultimi 25 metri, a mettere in difficoltà una difesa che ci ha aspettato abbastanza bassa. Complimenti a loro che hanno preso i 3 punti e proveremo a ripetere la prestazione di oggi fino alla 3/4, provando a migliorare quei cambi di ritmo e di passo che servono per poter penetrare delle difese che ci aspettano in questo modo. Che sensazione ha avuto sul gol dello 0-2? Perché c'è una posizione un po' Ma non l'ho rivista ancora, ma non mi piace parlare degli episodi, mi piace parlare del senso della partita che purtroppo, e siamo molto delusi, abbiamo perso. Però come dico sempre, abbiamo delle cose positive da portare avanti perché siamo stati molto più bravi rispetto all'ultimo che abbiamo disputato a non avere la frenesia di andare ad attaccare gli avversari. Ovviamente siamo stati molto meno bravi a non avere l'intensità e il cambio di ritmo che serviva per poter penetrare questa difesa che ci aspettava così bassa. La sensazione è quella di un Bari più brillante, più creativo dopo l'innesto di Brianza, magari in assenza di Galano, Brianza è un giocatore al quale non si riesce a fare a meno. Ma abbiamo tanti ragazzi bravi, ovviamente come ho detto sempre, qualcuno inizia, qualcuno entra e qualcuno addirittura non entra, quindi siamo in tanti e tutti quanti dovremo rimetterci sotto per lavorare e per far sì che le partite come quella di oggi finiscano con un risultato diverso. Con Venezia così schierato in difesa, c'è qualcosa che aveva chiesto in particolare ai suoi ragazzi che non hanno rispettato? Ma siamo stati, ripeto, bravi a prendere il pallino del gioco, meno bravi a incidere su questa difesa, anche se credo che a livello di statistiche forse avremmo fatto una 20ina di tiri e ne abbiamo subiti 3, quindi è una partita difficile, strana. Complimenti a loro che l'hanno portata a casa e sicuramente noi ci lecchiamo le ferite e proveremo a fare meglio già da partire dalla prossima. Il cervello che parla di equilibrio, però gli errori individuali incominciano a costare caro questo Bari, è in occasione del rigore col fallo in giro di Biglia e nell'occasione del secondo gol. Ma nelle partite ci sono, ci saranno, ci sono sempre stati errori individuali, altrimenti finirebbero tutte 0-0. Mi è piaciuto il senso di come abbiamo interpretato la fase difensiva a livello di squadra, quindi non mi soffermo mai a parlare di un singolo, né quando fa una tripletta, né quando commette un'ingenuità che poteva non commettere. Quindi mi piace analizzare il complesso della situazione più che il particolare. Mister, si era molto parlato della sfida tra Inzaghi, ex campione del mondo. Inzaghi ha proposto una difesa granitica, non avrà imparato troppo bene da quell'Italia del 2006, visto che subiste solo 2 reti. Ma complimenti a loro che hanno portato a casa una vittoria importante, peccato per noi perché avremmo voluto portarla a casa noi. Gli faccio un grande in bocca al lupo perché è un amico, un ragazzo con cui ho condiviso delle belle soddisfazioni e quindi speravo di essere stato io a poter essere scelto per festeggiare, invece purtroppo è capitato a lui, quindi complimenti e in bocca al lupo a lui per il futuro. Grazie. Ha ribadito di augurarsi di vedere il Bari in Serie A. Lo ringrazio. Grazie a tutti. Grazie.